wish you the Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Allora iniziamo dal bar. Buon lavoro. Buon lavoro a noi, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, partiamo dal bar. Siamo a Agliana. Siamo al lago Primo Maggio. Dove ci siamo state, dove avevamo le papaline, non sono riuscito a trovare. Dove si pescò con una cannina così. Quella di bambù e quella ficci. Sì, quella del giornalaio. E si prese un sacco di pesci, ci abbiamo fatto anche una serata, un ritrovo. Sì, che poi ritrovo, cercheremo di riorganizzarlo. Quindi siamo andati stamani mattina a fare colazione. Abbiamo fatto colazione in un bar qui vicino, tra l'altro molto bene. Sì. E la signora, la ragazza molto carina e gentile, ci ha detto: via ragazzi, allora buon lavoro, buona giornata. Ci ha scambiato per due delle caldaie. Davvero? Si va montato caldaie. Sì. E poi, quando sono uscito di casa stamani, testiamo, noi non ci crediamo a queste cose, perché il sito si chiama Buona Pesca, però c'è modo e modo, capito? E lei l'ha data giusta. Io sono uscito di casa, vedo questa signora carinissima, intorno ai 70 anni, mi fa: ah, buongiorno, ciao Gianfranco, vai a pescare? Io ho detto no, me lo dice. E allora buona pesca. Perfetto. Eccoci, allora stiamo a vedere. Però siamo in un lago. Ecco. Se riesce, popolato da tantissimi ciprinidi. Se mi riesce a gufare anche dentro il lago, allora le brava. Allora, buon Natale. Buon Natale. Ora si fa una pescatina, si guarda di pigliare due pesciotti. Finalmente oggi, oggi abbiamo scelto un lago perché volevamo pescare con la forza 10 le carpe. E questa è una roba che niente con Lauro e no, con no, Roberto, ci mancherebbe. Con lago, perché Nievole è fantastico, cioè si piglia dei pesci enormi, però per piana carpa è un'avventura, tutti un pesci da 20 kg in su. Quindi oggi carpe. Abbiamo qualche chance. E abbiamo sempre la forza 10. Forza 10. Ora vediamo come pescare. Vi facciamo vedere se si sviluppa delle tecniche. Ti copio. Perché te tu sei più bravo. Vabbè, ti copio. Vai, si pesca. Che gusto preferisce? Ciucci frucci o fragola? Io provo lo strawberry. Presentiamo i nostri futuri nuovi amici. Sì, che bello! Pescaviva ragazzi, ci darà una mano per il 2023. Ci darà la mano, siamo rovinati. E la Colmich, poi andremo alla Colmich a parlare con i Collini, perché ai Collini gli si chiederà mezza fabbrica di roba. Pescaviva? Alla fragola o... Io proverei con la fragola. Prego. Grazie. Io tutti frutti. Tutti frutti? Oh, Lure! Tutti frutti! Ha gli occhiali vecchi. Lì si ritrovano. Guarda un basso, un black. Va bene.
Dov'era? No, allora questa, ragazzi, praticamente si vede qualche pezzettino di mais a galla, e c'era una carpa qui a un metro che brucava, e io gli ho appoggiato il mais e lei proprio... ragazzi, guarda che bella piega, guarda, guarda che arco perfetto. Però questo è il classico segnale, i pesci sono a galla, noi pescandoli sul fondo non vediamo mangiate, è normale. Però loro laggiù con le rubasian pescano proprio a galla, sul fondo. Sul fondo? Sì, sì. Allora siamo buoni noi. A parte si pescavano delle lenze, io l'ho rifatta ora un po'. Allora io ho messo il 26 con il finale di 16. Allora bene. Sì, però ho quasi tutta la lenza sui 20, sì, sui 26. Ho 30 centimetri, 40. Bella, bella. Ah, bella pesce. Buon pesciotto, eh. Poggia lì sull'erba, il nostro materassino naturale. Presa perfettamente. Questo come l'ho fatto? Per la miseria. Che l'ho fatto con le piselle? Sì. Mamma mia. Che piselle. Questa qui. Ecco. Fanno i chiedi. Vai. Ah, bella fresca, È freschina, l'acqua è freschina. È freschina, sì. Eccola qua. Si è fatta ingannare in superficie. Vai. Oh, via. Oh, ora tocca a te, eh. Che è una trota questa. Una trota. Uno zoccolo. Senti, ma la tira. Sembra una trotina. Sembra una trota. È uno zoccolo o una carpetta? È una carpetta. So questo è uno zoccolo. Si tiene in un palmo. Tac, la carpettina. Sembra una trota in canna. Uno, due. Dai, mi avrei detto. Dai, avvicina un po', mi sono avvicinato. Avvicina. E pescavo su 6 metri di fondo. Sono 6 con la canna da 5, ma che cazzo? Dai, via. Misuriamo il fondo bene, che se no piglio un pesce. Tac. Vediamo un po'. Vedi? Tira su. Ora sono preciso, no? No, no, c'è da levare ancora un pezzettino. È andata via la torpilla. E dove è andata? È andata via. Ah, la sonda. Su, ecco, benissimo. Sì, però non posso pescare così, eh. Il drone che passa dall'alto. Sì, passa dall'alto, ma è qui. Io non posso pescare. Gli do un po' più di fondo. No. Dai. No, ma basta che ti accorci un po'. Accorciati. Vai, lascialo lì. Cioè, pesco su piedi? Sì, sì, su piedi. Ancora un pochino
troppo in là. No, secondo me sei proprio lì, sfiori il fondo, sì. È la toccatina, non dovevo. Il riflesso, no, no, con sei no, giorni. No, ma non tiri mica lì. Ma che tiri lì? Sì, sì, che tu sei mandrake. Mandrake tu sei. Via. Ha fatto tin. Tin. Vabbè, tu devi avere la molla, tu devi avere. Io tiravo dopo, ma perché non mi garbavo. A spregio tu devi. Tu mi sei garbato, volevo questo, ora ti ha tirato perfetto, trovo, perfetto. Infatti c'è rimasto, e c'è rimasto, vedi, prima aspettavo che sia ondino, però anche, avellino, è anche, neanche sana questa, c'ha la dentiera, questa c'ha la dentiera, è stata inutile per me. Oh, comunque no, ci sta che fatta c'è bella bocca, tu le buche anche meglio. Oh, via. Bellino, bellino. Oh, vai! A bomba! A bomba. Per Capodanno, la tirai in moto. Bello. Non è bassa. Fantastico. Via, ti ci ha preso la mano, vai. Avellina. Un zoccolino sempre. È una cucciolotta. Lei è una nativa. Fate occhi grossi c'ho. Davvero? Ma non ne ho occhi grossi. E per vederti meglio, mia cara piccina. Chi è il lupo? La vedi? Vai. Zitto, zitto. No, piano, piano. Ma tu sei stato te. No, allora, diciamo, diamo una dritta tecnica, visto? Sì. Perché si è fatto un piccolo cambiamento e effettivamente i pesci collaborano. A parte a me mi cava a pigliare la galla, ora... Senti, presi e quello va bene. Galla. Non c'entra nulla. Però... Allora, si pesca. Fai vedere la lenzina? Sotto. Una semplicità. Allora, intanto... Lenzina. Abbiamo la mitica Forza 10, che è per questa peschina. Oh, ok. Da Lauro, con gli storioni a 20 kg. No, un po' di fatica. Allora... A meno del 12. Un po' aperto, vedo. No, ora si è aperto, ora, guarda. Si è aperto. L'ha cambiato. Sul finale del 16, okay. Una 35-40. Sì. Poi pallino piccolino, 1, 2, 3, 4, 5, perché la lenza... È la sombetta, è un grammo. Ed è questi sugherini da carpa, che sono bellissimi. Sono quelli che non si rompono, sono in eva. 0,75. Fine. Fondo preciso e pescare a 3 metri dalla riva. Fine dei giochi.
in diretta. Tutto un presa diretta, ragazzi. E che sei infanzino? Ma che cacchio ne so. Guarda bene. Bello grosso. Bella la scritta Forza 10. Bella, sì. Bella. E tu ce l'avevi sulle spalle. Sì. E pensare a Segrovigna avevo l'80. L'80? I 10 ero occupato. E porta l'antenna. E non ce l'hanno dato. Questo, secondo me, è preso... Guarda come scodinzola. Questo ci voleva un pesce prima di Natale alla Vannoli. Eppure ho tirato anche ad andare sotto. Guarda bella che piega. Guarda per la coda. Per la coda? Guarda io. Guarda come pesco io. A galla. Guarda come pesco. Con il sughero di... Con la carpa, aspetta. Aspetta, c'è una carpa a galla. Tu mi attacca la libidine te. Eccolo. Per la caudale. Guarda per lì. Tac, 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 tac. Ciao, ciao, ciao. Da vedere solo piglione denti. Ci voleva prima di Natale un bel colpo alla Vannocchi. E poi si va a mangiare e bere. Pappagallino. Questo è un pappagallo. Non ve l'ho preso. Porca patata. Mi volava via la canna in acqua. Ah, sei bella se la mano. Ah, se la mano. Buon Natale, dillo un po'. Ti ha dato un gran calciatore come te. Che devo fare? Augurare buon Natale. Ah, ragazzi, buon Natale. E venite nel negozio, dillo. Ragazzi, vi aspetto in via delle Stalle 16 Borgo Giannotti Luca. C'ho un monte di posto rovino. Fighetto davvero, poi ci sono io, c'ho il prosecchino. Fighetto c'è la tua moglie che è bellissima, e Nicco, e Nicchi, il nostro Nicco. La stiamo magia già è buona. Pensando tra l'altro al camp. Sì, allora stiamo mettendo le mani sul camp, sì. Quindi mamme, nonni, zie, potete tutti fare il regalino al vostro bambino. Bravo. Gli fate il bigliettino. Intanto le carpe. Sei arrapatissimo. Bigliettino, sì. Che vi faremo sapere la data, okay. Probabilmente, non lo so, prima la seconda settimana, sì, di luglio. Prima credo. O seconda settimana, sì, di luglio, come al solito. E ci divertiamo dove? Assolutamente. Vi faremo sapere dove, come e quando. Via, vediamo se tu mi fai l'ultimo pesce in presa diretta. Troppo sotto forse, eh? Forse io devo esagerare un po'. No, a me mi garba lì. Sotto canna, sì. Tu ci dà una cannata. Ho cambiato l'amo. E con questa si saluta. Sì, con questa vada bellina, vada cucciolina. Si finisce e vi auguriamo buon Natale. Vi vogliamo bene, non ci mollate. Non ci mollate, state con noi. Diciamo che sono bellini, secondo me, i regali di Natale, non solo per Natale, ma anche per il primo dell'anno. Sì, si possono fare sempre. Aspetta, sono disponibili. Vecchio. Fa vedere questa cosa qua. Qua. Questo è 9-9. Questo è 9-9. Questa è 9-9. Buona. Buona. Vai. E con questo salutiamo. Aspetta, ti allungo. Tac, giù. Il pisello. Crepi l'avarizia.
Allora abbiamo concluso Pescatina con voi al lago Primo Maggio qua a Agliana, bellino da morire, un lago Fipsas, quindi basta si vuole tesserino, sì. Il tesserino e pescate tranquillamente, alle carpe, è ai tenuto, black bass, è tenuto benissimo, è veramente un bel ambiente, è tenuto bene, quindi da venirci perché si sta veramente bene. E noi vi auguriamo buon Natale, un abbraccio grande, penso che l'ultimo dell'anno, entro l'ultimo scusate, dell'anno che è Niccolò che lo blocco, entro l'ultimo dell'anno forse non ci si fa, vediamo se c'è la possibilità si fa una pescatina, tempo permettendo, yes, e altrimenti insomma ci faremo gli auguri. Altrimenti ci faremo gli auguri e sì, faremo un video noi comunque. Video, dai, e già mettetevi in testa di avvertire i figli, di avvertire i nonni, i zii, faremo il camp. Ci mettiamo dentro anche il tennis ancora? Sì, è piaciuto tantissimo tra l'altro. Io voglio la rivincita, la posso dare. Io voglio allenare. No, te tra l'altro giochi molto bene, tra l'altro. Un abbraccione, vi vogliamo bene. Buone feste, buon Natale. Ciao da Buona Pesca. Thank you.